cittadini. Il Natale è arrivato e con esso uno dei periodi più suggestivi dell'anno. Ritengo giusto riflettere sui 7 mesi passati da quando sono stato eletto sindaco per la prima volta alla guida della nostra comunità. Un paese che tutti amiamo profondamente e da cui l'attuale amministrazione comunale sta dedicando profondamente tutte le proprie forze, con passione e determinazione. Mi rendo conto che in questi giorni di feste augurare a tutti un Natale gioioso e sereno possa suonare stonato, soprattutto per coloro che stanno vivendo una drammatica quotidianità che non consentirà di passare le festività natalizie con la serenità che meriterebbero. All'amministrazione comunale quotidianamente pervengono appelli ed indicazioni per interventi di aiuto e sostegno economico verso persone in grave difficoltà, da parte di giovani che non hanno e non trovano lavoro. Ma ogni nostro desiderio, ogni nostra volontà viene mortificata da una situazione generale che non consente alle amministrazioni comunali in genere, non solo alla nostra, di dare risposte adeguate, a causa delle ristrettezze economiche e della precaria situazione economica dell'intero territorio. Di questo voglio un attimino soffermarmi sull'ultimo atto per quanto riguarda il dissesto economico di Guardavalle, che proprio il giorno 30 andremo ad approvare l'equilibrio decennale all'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali, che prevede appunto il risanamento dell'ente che inizia dal 2013. Mentre con il dissesto al commissario liquidatore spettava la competenza sui residui passivi, che sono i debiti previsti in bilancio sia sui potenziali debiti fuori bilancio, che il commissario liquidatore parlava di 8-9 milioni. Adesso, in base a questo piano di riequilibrio, si devono coprire circa 2 milioni d'euro. Ed è questi debiti potenziali che sono compresi anche i debiti fuori bilancio, che bisogna riconoscere, più il disavanzo di bilancio del 2011, che sono 2.400.000 euro. Il risanamento è già ripartito, infatti il Comune ha estinto l'anticipazione di cassa e finirà il 2013 con un fondo in attivo di 300.000 euro. Io su questo discorso del dissesto voglio anche un attimino soffermarmi su un esempio pratico che tutti voi cittadini potete capire cosa significava dissesto. Con la legge 24 la Regione Calabria aveva indicato il Comune di Guardavalle ad un finanziamento di 200.000 euro per i marciapiedi a Guardavalle Marina, marciapiedi e sottoservizi, e quindi si andavano ad eliminare, insomma a migliorare, ad abbellire e soprattutto a eliminare le barriere architettoniche per quanto riguarda il discorso dei disabili. Con il dissesto il Comune di Guardavalle era stato escluso da questo finanziamento a totale carico della Regione Calabria, un mutuo a totale carico della Regione Calabria. Con il dissesto Guardavalle non poteva attingere a questa possibilità, quindi con l'annullamento del dissesto questo si è potuto verificare e noi ci siamo attivati per poter realizzare quest'opera importante per la nostra comunità. Questo è uno degli esempi di cosa significa dissesto, al di là delle tasse raddoppiate o triplicate che purtroppo poi eravamo anche costretti a pagare. Allora, per quanto riguarda appunto questa situazione, è una situazione che un po' ci ha provocato anche amarezza, ma che allo stesso tempo ci ha stimolati ad utilizzare con tenacia i pochi strumenti di cui siamo in possesso, e dobbiamo ringraziare un po' tutti gli assessori, il Presidente del Consiglio, i responsabili del grande lavoro che si è fatto in questi mesi. L'attenzione dell'amministrazione comunale è costantemente anche rivolta ad individuare i bisogni della gente e a mettere in campo le misure necessarie per sostenerli. Infatti abbiamo già predisposto una serie di provvedimenti che senz'altro contribuiranno a dare un po' di sollievo a chi potrà beneficiarne nel corso del 2014, dando assoluta priorità alle esigenze di assistenza e sostegno alle famiglie, ai giovani e ai diversamente abili. Di questo siamo stati anche inseriti con finanziamenti nazionali sui fondi PAC,
fondi che praticamente andremo a dare risposte ai nostri cittadini, soprattutto a quelle persone, agli anziani, ai disabili, ai giovani, ai disoccupati. Quindi sono finanziamenti che con il 2014 riusciremo a reperire e soprattutto a sviluppare. Cari cittadini, voglio far sapere a tutti voi che il mio pensiero e degli amministratori non si ferma solo a questo Buon Natale, ma è rivolto a voi in modo continuo e costante, alla ricerca di soluzioni concrete per superare questo momento difficile. Il tempo che ci avvicina a questo Santo Natale e al nuovo anno ci porta anche a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni passati, a volte lieti e a volte densi di difficoltà, ma sempre perfidi e operosi, a riflettere su quanto è accaduto, a ripensare alle nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto e nel contempo a condividere con altri la speranza per un futuro più sereno e benefico, perché il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amicizia, ma anche tempo di riflettere e di responsabilità. Il Natale ci richiama all'ascolto dei più bisognosi e deboli, di coloro cui non sono pienamente riconosciuti i diritti al lavoro, alla casa, alla salute. Ci rimanda a un'idea di comunità vicina alla famiglia, amica dei suoi vecchi e dei suoi giovani. Voglio ringraziare a nome mio, personale e dell'amministrazione comunale quanti hanno reso possibile con il loro impegno tutto questo. Ai dipendenti comunali che si stanno adoperando per rendere sempre più efficaci i servizi al cittadino, alle parrocchie per la preziosa attività che quotidianamente offrono su tutto il nostro territorio, alle suore per la silenziosa e preziosa presenza che ormai da oltre 70 anni sono radicati nel nostro comune, ai tanti volontari impegnati nelle varie associazioni che con generosità e passione concorrono al nostro operato. E di questo voglio ricordare le straordinarie iniziative che sono state fatte in questi mesi con la pulizia del nostro territorio, con le giornate ecologiche, con le straordinarie iniziative per la raccolta differenziata. Comunque, a tutti i cittadini che hanno dato dimostrazione di grande senso civico per sostenere e anche criticare le iniziative dell'amministrazione comunale. E per ultimo voglio anche soffermarmi sulla grande e bellissima serata che abbiamo trascorso insieme con il presepe vivente. Abbiamo dimostrato a tutti noi, a noi stessi, che Guardavalle è un paese unito. Ho visto tanta di quella gente di Guardavalle Marina, di Guardavalle Centro, di Erce della Vecchia, ma soprattutto ho visto l'unione che ha dimostrato che alla fine paga. Una serata bellissima dove i protagonisti sono stati i nostri bambini, quindi anche loro hanno voluto dimostrare, se ce n'era ancora bisogno, che l'unione fa la forza. Voglio ringraziare un po' tutti perché sono quelle iniziative che poi rimangono nel tempo. Voglio soffermarmi prima dei saluti finali su quello che abbiamo fatto in questi mesi, in questi 7 mesi da parte dell'amministrazione comunale. Allora, il punto più importante è quello sulla raccolta differenziata porta a porta. È partito già il progetto, il bando europeo, dove andremo a migliorare sicuramente la pulizia, soprattutto andiamo ad abbattere i costi. Ci sarà questa differenziata porta a porta, andremo ad abbattere i costi e quindi i cittadini pagheranno circa il 20% in meno rispetto alle tasse, rispetto a quelle che stavamo pagando. Abbiamo avuto questo finanziamento sulla scuola per Guardavalle Centro di 380.000 euro. Manderemo in appalto in questi giorni il tutto. Finalmente abbiamo concluso tutto l'iter burocratico, che è stato molto faticoso. Abbiamo aperto le buste per quanto riguarda il finanziamento PISL della riqualificazione del lungomare di Guardavalle Marina. Lo ha vinto la ditta Paglioni di Lamezia Terme. Aspettando tutte le parti, la parte burocratica e amministrativa, in primavera inizieranno i lavori, quindi speriamo che in estate possiamo avere anche questo angolo
di verde per la nostra comunità. Infatti sarà realizzato un campo in sintetico di calcio 60x40 metri, illuminato. Ci saranno lo spazio verde per i bambini con giochi annessi e soprattutto questo percorso trekking per tutti noi. Abbiamo i marciapiedi di Guardavalle Marina, 200.000 euro con questo finanziamento, con questo mutuo a totale carico della Regione Calabria. Andiamo a migliorare i marciapiedi e i sottoservizi della Marina. Siamo riusciti ad avere il finanziamento per quanto riguarda la videosorveglianza, metteremo in sicurezza tutto il nostro territorio da Guardavalle Marina del Cedella Vecchia e quindi questo anche dobbiamo presentare il progetto definitivo entro il 14 di febbraio, ma stiamo già lavorando con impegno e serietà. Abbiamo fatto la richiesta per la biblioteca comunale alla Regione Calabria, abbiamo fatto la richiesta per l'accreditamento per quanto riguarda i servizi civili, abbiamo sul sociale abbiamo fatto richiesta per i punti formativi contro le discriminazioni sociali, quindi questa è una cosa anche molto importante. Abbiamo partecipato al bando regionale per quanto riguarda il corso di formazione per 50 braccianti agricoli, dove a Guardavalle questi braccianti, questi operatori potranno fare questo corso di aggiornamento che sarà anche pagato, quindi anche questo è un discorso, soprattutto in questo periodo particolare di disagio economico e sociale, servirà anche questo. Siamo riusciti ad entrare nella graduatoria per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, dal 1° di gennaio ci saranno 4 padri di famiglia che per 6 mesi lavoreranno con noi in comune. Sono stati appaltati la strada a Pirito Bufali con un finanziamento PR di 150.000 euro, lo sta seguendo il GAL di Chiaravalle e quindi metteremo completamente in sicurezza la strada, questa strada, questa arteria importante del nostro territorio. Con la 3081 siamo per anche mandare in appalto i lavori che andranno a migliorare la circonvallazione sud dove c'è quella frana. Andremo a migliorare la strada di Grotte e poi interverremo sulle sorgenti qua da noi per poter migliorare anche la capienza nei nostri serbatoi, per eliminare totalmente anche il fabbisogno idrico per la nostra comunità, soprattutto nell'estate. E poi metteremo anche in sicurezza tutta la zona alta del paese, Marasà, la zona della villa dove quando piove si verifica sempre quel abbondante arrivo di acqua da parte delle zone alte che crea anche disagio e pericolosità alla zona, quindi mettiamo anche in sicurezza questo territorio. Tante sono anche le cose, le iniziative che abbiamo messo in campo, però è inutile fare un elenco completo, ci sarà tempo e modi per farlo. Ritorno un attimino poi alla fine per i saluti, insomma il mio è un augurio, è quello che le feste siano portatrici di affetti e di valori ritrovati, che il Natale doni momenti di pace e serenità, ma un augurio particolare lo voglio rivolgere a tutti coloro che devono affrontare situazioni di disagio, quali la malattia, e su questo vi voglio ricordare il 28 nella sala consigliare si farà questo convegno sul grande male, questi tumori che purtroppo stanno distruggendo un po' tutto il mondo, compreso anche la nostra comunità. Ci saranno degli esperti che parleranno appunto dei tumori, della prevenzione, delle cure, quindi vi invito a essere presenti nella sala consigliare. Il mio pensiero, il nostro pensiero è anche sulla disoccupazione in generale, sull'emarginazione, la lontananza dagli affetti, il disgregarsi di una famiglia, la solitudine, l'inserimento in un paese straniero da parte di tutte queste persone che affrontano il viaggio della speranza su queste navi abbandonate e che la maggior parte perde anche la vita. Un augurio speciale lo invio poi agli anziani, che sono i custodi delle nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita. Infine auguro a tutti che il Natale sia la festa che ci invita all'impegno e alla costruzione di relazioni umane capace di rendere più fraterna e serena la convivenza civile, ma soprattutto sia l'occasione per guardarci dentro, per capire chi siamo davvero in fondo al cuore. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Grazie.